Domenica 25 luglio su RTL 102.5, come ogni domenica torna a trovarci il sindaco di Verona, Federico Sborina. Sindaco, buona domenica, buongiorno. Buongiorno, buona domenica, buona domenica. Oh, meno male che abbiamo in onda Santarelli e anche Storace oggi, che sono dei melomani e quindi sono pronti e preparatissimi per parlare di questi grandi, grandissimi eventi, vero Santarelli, che ci saranno all'Arena di Verona. Ovvero, esatto, queste tre serate, un evento mai accaduto prima, tre prime serate il martedì dedicate da Rai 3 all'Opera all'Arena, raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Il primo appuntamento sarà martedì prossimo con Cavalleria Rusticana, poi martedì 3 agosto ci saranno i Pagliacci e il 10 agosto l'Aida, che è un classico. L'Aida è proprio di casa all'Arena di Verona, o no sindaco? Esatto, esatto, poi tra l'altro questa è una novità incredibile di quest'anno, queste prime serate sulla Rai. Con la presentazione, col commento, diciamo, di Pippo Baudo ed Antonio Di Bella. Devo dire tra l'altro che è una stagione che è iniziata bene, molto bene, nel senso che rispetto anche alle prospettive, il fatto di aver potuto aprire a 6.000 persone, ma il fatto, io anche l'altra sera sono andato, di vederla insomma, con tante migliaia di persone, è una cosa che non ci capitava da tempo, e devo dire che così, tra l'altro, come sono ritornati gli spettatori in arena, in queste ultime settimane sono tornati anche i turisti, perché effettivamente la città negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ma come penso un po' insomma tutte le città d'arte, senti parlare tante lingue, ecco, cosa che fino a qualche mese fa era praticamente impossibile. È un senso quasi un po' strano, però bellissimo sentire parlare l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, insomma tutte le lingue possibili e immaginabili. Significa che sono tornati i turisti e questo è importante. Qualcosa che abbiamo sempre dato per scontato, sindaco, e che poi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo capito che scontato non è. E poi ecco la famosa nuova normalità di cui stiamo parlando, no? L'insegna della sicurezza sempre, assolutamente, noi lo diciamo ancora più forte per quanto riguarda il nostro Power Hits estate proprio in arena il 31 agosto, ma comunque all'insegna della ripartenza e della rinascita. Tra l'altro la grande stagione operistica, insomma, per in tante città d'Italia è un vanto, ma poi per la città di Verona è davvero un non plus ultra. Sì, è una storia che va avanti dal 1913, l'arena è il più grande teatro all'aperto al mondo e la città quindi è molto connotata da questo punto di vista, ma devo dire che gli amanti dell'opera, che tra l'altro poi ricordo che l'opera è una di quelle cose che diffonde la lingua italiana in tutto il mondo, nel senso che i libretti sono in italiano e tutto il mondo ascolta la nostra musica e segue le nostre opere nella nostra lingua. Insomma, in un momento in cui abbiamo bisogno anche di orgoglio nazionale, lo abbiamo vissuto con il calcio, lo viviamo in queste ore, in questi giorni con le Olimpiadi, anche l'opera in realtà è una bandiera bellissima, importantissima, riconosciutissima dell'italianità nel mondo. Beh, fino a un po' di tempo fa, magari anche adesso, però andavi all'estero, vabbè, pizza, mandolino, Roberto Baggio e Pavarotti, perché poi essendo poi stato Pavarotti anche molto tempo all'estero con delle grandi tournée, era conosciutissimo e portava la lingua in tutto il mondo. Assolutamente sì, e noi tra l'altro tante volte quando si vive così nel mondo dell'opera, si ha a che fare con persone da ogni parte del mondo, noi italiani probabilmente ce ne rendiamo meno conto di quanto invece se ne rendono conto all'estero e in giro per il mondo. Tante volte ci lamentiamo, no, di usare delle terminologie che derivano dalle altre lingue, invece l'opera è esattamente il contrario, siamo noi italiani che portano la nostra cultura, la nostra musica, la nostra lingua in giro per il mondo. E poi sindaco, pochissimi secondi prima di lasciarla alla sua domenica, ecco, sono tutti questi grandi eventi in arena, tutti quanti, mi passi il termine, esperimenti, noi stiamo riprendendo per i grandi eventi e in arena, insomma, piano piano a riempire queste arene sempre con più persone, sempre all'insegna della sicurezza, il tutto quanto in vista magari anche di un possibile sold out, ne parlavamo nelle scorse settimane. Sì, è quello che abbiamo cercato di fare da subito, da ancora da quest'inverno, quando programmavamo di aprire a 6.000 persone, poi ci siamo riusciti e poi con, scusate, con voi, con il Power Hits, arrivare al sold out, perché è quello che secondo me è necessario fare, cioè riaprire, permetterci di vivere queste grandi emozioni dal vivo, all'aperto, l'opera, la grande musica, i grandi concerti, i Power Hits, sempre avendo quell'attenzione, certo, quel buon senso che ci serve per tutelare la nostra salute.
Straordinari questi appuntamenti, tre prime serate, il martedì dedicate da Rai 3 all'Opera all'Arena, raccontato da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Ricordiamo, primo appuntamento martedì Cavalleria Rusticana, martedì 3 agosto Pagliacci, 10 agosto Aida. Federico Sboarina, sindaco di Verona, grazie e buona domenica. Grazie a voi, buona giornata e buona domenica.